Salvatore, mi devi spiegare una cosa. Che intendi dire mandria di bufali uguale a persone civili? La verità. Sembra che gli animali, al di là che sono superiori a noi come consapevolezza, come coscienza, perché sono ancora connesse con la natura e con l'esistenza e con la madre terra, diciamo con Dio, hanno loro l'istinto ancora primordiale e il linguaggio primordiale. Noi non lo abbiamo più, né istinto né linguaggio primordiale. Ma a quanto sembra, noi che siamo più civili, tecnologicamente avanzati, e loro non possono mettersi in piedi e fare le costruzioni di case oppure diciamo così, gli aerei o altre razze interplanetarie. Ma come caratteristiche e consapevolezza sono uguali a noi. Per esempio, come ho detto in qualche altro video, i bufali, sia quando li attaccano i coccodrilli, attaccano quelli più deboli e i loro piccoli, gli altri scappano tutti, corrono via, li lasciano lì. Quando potrebbero pestare il coccodrillo con i piedi, che sono tonnellate, sono migliaia, centinaia di migliaia sono i bufali. Passano attraverso un ruscello, attraverso un guado di fiume e vengono attaccati dai coccodrilli. Li potrebbero massacrare camminandogli addosso, eppure scappano e quelli prendono il più debole. Sono in mezzo a loro, li guardano e scappano. Poi quelli che sono preda dei leoni, che i leoni cercano proprio il più debole e i piccoli. Io soltanto una madre ho visto ingornare un leone e massacrarlo per salvare la vita a suo figlio. Gli altri si allontanano da 5 metri perché i leoni gli camminano in mezzo. Si allontanano da 5-10 metri e si mettono tutto a guardare mentre i leoni, tutta la famiglia, si sbranano i loro piccoli, oppure uno della loro mangia più debole. Non è che intervengono come quella madre che gli bruciò il culo e intervenne con il corno, perché hanno la possibilità, un colpo di corno e finito il leone. Non potrà più mangiare perché nessuno gli darà da mangiare, perché non potrà più predare. E così sono gli uomini. Tu vedi una persona a terra che viene prestata da un energumeno, e loro tutte così a guardare. Oh, anzi, mo si mettono con i telefonini a filmare. O con i telefonini a filmare. Sono come i bufali. Sono animali. Perché? Perché non tocca a loro. Toccano i figli degli altri, capisci? Lì potrebbe intervenire uno dei loro parenti o dei genitori ed essere massacrato pure loro. Quando l'unione fa la forza. E questo è il problema. Sono uguali anche nel fatto quando i nostri governanti di tutte le nazioni ci dicono facciamo la guerra a quella nazione o a quell'altra nazione. Mio nonno, che aveva una moglie e 3 figli e che vivevano, che mio nonno era un lavoratore della campagna, una volta che il re se l'è preso e se l'è portato nella prima guerra mondiale, è morto, mia nonna non ha avuto una lira di indennizzo né una pensione e quindi ha lasciato morte di fame 3 figlie, cioè quale le 2 donne, le 2 bambine le hanno portate all'orfanotrofio, al boccone del povero, dove lì le suore si sono divertite e non erano lesbiche quelle, a tutt'altro modo si erano divertite. E il maschietto l'hanno portato a lavorare da piccolino in un'industria vinicola come apprendista, di modo che avesse quei pochi soldi per mantenere la madre. Quando poi mia
mia madre da adulta si sposò con mio padre, mio padre si accollò mia nonna che non prendeva una lira, si accollò la sorella di mia nonna, anziana come mia nonna, che non prendeva una lira, si accollò sua sorella mezza scema che nessuno la voleva sposare. Le altre figlie si sono tutte sposate, l'ha sposata mio padre e l'ultimo si è sposato lui, perché prima ha dovuto sposare le sorelle femmine. Ma si accollò pure mio zio che veniva a mangiare il latte ogni mattina a casa di mio padre, mentre mio padre era al lavoro e mia madre non poteva parlare perché mia nonna altrimenti gli venivano gli stinichi in terra e faceva bordello. E allora mia madre doveva stare zitta. Veniva un cugino di mia madre, cioè un suo nipote, di mia nonna, che era nei Salesiani e faceva poi il calzolaio, e veniva a mangiare lì la sera, quando c'era mio padre. Veniva a mangiare lì. Ogni sera veniva a mangiare lì. Aveva un fratello che è morto, e io l'ho visto alzare dalla lapide, che tutti erano lì a fargli la veglia funebre, e io bambino mi sono affacciato lì all'ospedale dove c'era la camera mortuaria. All'improvviso questo si alza, fa così, guarda tutti così e muore di nuovo. Questa volta è morto per sempre. Io sono scappato, ho visto delle cose nella mia fanciullezza che sono un po' strane. Ebbene, aveva due figli, questi due figli tutti a mangiare pure a casa di mio padre. Perciò vedi come... A casa del buon Gesù proprio. Sì. Quindi, gli animali e gli uomini sono tutti uguali e sono tutti bravi finché non toccano loro. Capisci? Mentre gli altri che subiscono... tutto quello che subiscono e che abbiamo parlato nel primo video, i bambini se ne fottono perché non sono bambini loro, capisci? Nessuno denuncia le lesbiche delle... dove era mia sorella, nessuno l'ha denunciata. Tutte sono state d'accordo a trasferirle da un punto all'altro. A questo prete, che l'hanno detto ieri in TV, che c'è stato un casino, e testimonianze di coloro che facevano le orge a luce rossa là dentro pure. E la gente che prende tutta parte al prete perché predicava bene. Ma il fatto che razzolava male e si fotteva le loro famiglie non gli interessa a nessuno. Capisce? Quei nudo e contento. E questo è il problema. E queste cose non abbiano da dirsi. È inutile. Abbiamo un'idea di promesse spose di Don Abbondio, che era a favore di quello che si voleva fottere a Lucia, capisce? Loro sono sempre d'accordo con i potenti, mangiano nelle case dei potenti, fanno diciamo così, i ricchi, quelli che hanno la fascia, la spada e sono baroni, principi, fanno la messa col Papa insieme, perché il Papa fa la messa insieme a questi a questi principi, e così ogni messa c'è uno di questi con la spada, la cosa, lo Stato gli dà la possibilità di questa. Sono tutti d'accordo, solo con noi non vanno d'accordo e la gente non lo capisce, che cioè come era nell'antichità e tuttora, cioè deve prendere esempio dalle cose antiche per capire come vanno i meccanismi oggi. Quello che voglio dire io è questo. Scusate, c'è stato anche su Rete 4 un vescovo svizzero, di cui un reportage gli ha fatto le domande, lo ha visualizzato e l'ha portato direttamente a vederlo tutto il mondo questa cosa. E lui diceva che dopo la messa si faceva il cherichetto e che gli diceva che il suo pene era come l'ostia, doveva imboccarlo. Poi rifaceva di nuovo cose. Beh, non sono cose che mi invento io, cose che tutti sanno, che l'hanno visto in TV. Come oggi, ieri hanno visto questo prete in TV e tutti gli prendono
Tutti gli dicono, insomma, è un buon prete, non bisogna. Perché? Perché non tocca le loro famiglie? Dove se stavo qualche figlio loro a sì, essere violentato così. Capisci? Un vescovo, quando un ragazzo si è, da adulto, ha avuto il coraggio di dire che quel tipo di prete, tizio, qua è sembrone, lo ha violentato tante volte, un vescovo lo ha denunciato per diffamazione. Ah, pure? Sì, cornuto e bastonato. È venuto su Rete 4. Non sono cose che mi invento, cose che tutti possono constatare. Quindi è inutile, non sono cose mie, non diffamo nessuno. Tutto il mondo lo sa, perché l'hanno detto loro in TV. E questo discorso che si è fatto un casino di donne di quel paese, insieme ad altri tre amici, e addirittura le fustigava, e c'è una donna che è stata fustigata che ha denunciato l'accaduta ed era lì, direttamente in trasmissione, a dire, e c'erano soltanto le parole scritte, pur quello che gli ha fatto. Pur ma so che sta io. Sì. E cioè. E allora? Uomini e animali sono uguali, solo che gli animali sono connessi e noi no. Solo che gli animali possono modificare la loro vita, la loro esistenza, la loro struttura fisica e psichica, noi non modifichiamo nemmeno un cazzo. Quello che siamo, siamo. Siamo povera gente disgraziata. Non abbiamo mai conosciuto Gesù, perché altrimenti nelle nostre malattie lo avremmo invocato. Cioè, quando invocano la Madonna che vanno a Lourdes, a Maggiugovia o a Fatima, quanta gente, milioni di gente ci vanno? Chi guarisce? Vengono da me e guariscono. Se mi portano 50 persone malate di leucemia, le guarisco tutto come ho guarito me stesso. Solo se quelle persone davanti a me fanno quello che dico io, altrimenti gli faccio la faccia così. Questo è il problema. Qualsiasi tipo di malattia, la medicina non cura. Vai a vedere Piano Barra, Marino Piano Barra, epatite B. Il medico gli disse la medicina non lo cura. Quando poi si è guarito con me, gli ha portato la testimonianza, devi dire, e mi devi dare la documentazione che non ho più l'epatite B. E lui l'ha messo nel video. Sono guarito grazie a Salvatore Palladino, non a questo. E ne parla di loro e ne dice peste e corna. Perché non vedono Claudio Sala, la stessa cosa. A 6 mesi con un parto cesareo, lo hanno preso dal ventre di sua madre e l'hanno riempito di medicine. Lo hanno reso un mostro, non poteva più parlare. Fino a 30 anni, lui dice, finché non ho incontrato Salvatore Palladino per telefono. Ho parlato con Manzo, voleva essere pagato con un casino di soldi per poter essere aiutato. Sono riuscito a parlare direttamente con Salvatore Palladino, non so come è successo, e mi ha detto, non ti preoccupare, tu hai una persona vicino che ti aiuta, telefonami ogni giorno o manda l'email. Senti quello che dice, senza farsi pagare una lira, mi ha dato la vita, mi ha dato lo sperma, ho una bambina meravigliosa, il medico gli aveva detto che non poteva avere figli per tutta la vita. Come la mettiamo? E così tutte le altre cose.